Buonasera, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Tanti gli argomenti di oggi, ma partiamo dal sommario. Virus della febbre del Nilo, il primo caso isolato in Calabria, nel Cosentino. Il paziente è un 85enne ed è in buone condizioni di salute. I sanitari rassicurano nessun rischio contagio. Aperto il dibattito sull'ipotesi dell'istituzione della nuova provincia della Sibaritide. Nei giorni scorsi la presa di posizione del sindaco di Coriano Rossano, Flavio Stasi, la replica della consigliera regionale Straface. Oggi interviene il sindaco di Cassano, Giovanni Papasso. Migliaia di fedeli apparavati per i 100 anni della serva di Dio Natuzza Evolo. Oggi la chiesa, voluta dalla mistica, elevata a rango di santuario. Presentato il ricco cartellone della 22esima edizione del Festival Leon Cavallo a Montaltofugo. Per la prima volta la kermesse sarà itinerante, 7 giorni dedicati alla lirica, il programma illustrato in conferenza stampa. Nuovo acquisto del Cosenza va subito in gol nell'allenamento congiunto con l'Altomonte, 7 le reti dei rossoblù davanti a 1000 persone. Buonasera da Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, in apertura parliamo della febbre del Nilo perché il primo paziente calabrese è un 85enne cosentino, il caso isolato all'Annunziata di Cosenza. I sanitari rassicurano nessun rischio di contagio, intanto l'anziano è stato dimesso e sta bene. È in buone condizioni l'85enne di Cosenza, contagiato dalla febbre del Nilo. Il caso, l'unico in Calabria in questo periodo, è stato isolato dall'unità operativa di malattie infettive tropicali dell'Annunziata, che hanno diagnosticato l'infezione del West Nile virus. Abbiamo gestito nelle settimane scorse un caso di West Nile, una infezione trasmessa da una zanzara, che è praticamente il vettore dell'infezione, cioè del virus, perché il serbatoio sono gli uccelli selvatici. Questo è un paziente che arriva alla nostra osservazione, la sua storia clinica inizia a fine luglio, quando a domicilio il paziente presenta uno stato febbrile. Accede al nostro pronto soccorso per l'insorgenza di una dispnea, cioè un'insufficienza, una difficoltà respiratoria. Viene richiesta anche una sierologia per West Nile, che risulta positiva, e quindi il paziente viene trasferito da noi. È stato dimesso successivamente dal mio reparto in ottime condizioni di salute, l'ho rivalutato proprio ieri mattina, il paziente sta bene. Tutto procede bene dunque, ma la febbre del Nilo può avere effetti più gravi in soggetti fragili. L'anno scorso abbiamo gestito un altro caso di West Nile, purtroppo con un esito non infausto. Il paziente ha avuto una complicanza successiva, una sindrome di Guillain-Barré, perché poi c'è un interessamento del sistema immunitario e il paziente purtroppo è deceduto. È importante ribadire che la febbre del Nilo non è trasmissibile da uomo a uomo, ma serve una particolare attenzione alle punture di zanzara. È un'infezione che si trasmette tramite la puntura di una zanzara. E nella stragrande maggioranza dei casi i pazienti non sono neanche sintomatici. Ecco la mappa delle aree italiane interessate da almeno un caso di West Nile. 171 quelli diagnosticati in Italia. Nelle zone rosse scatta una particolare procedura per evitare che venga trasfuso il sangue di soggetti contagiati ma asintomatici. Nel momento in cui si presenta in una determinata provincia fa scattare un alert, perché una delle vie di trasmissione può essere il sangue, soprattutto nei soggetti che non presentano alcun tipo di sintomatologia. Quindi proprio allo scopo il Centro Nazionale Sangue a cadenza giornaliera emette la diffusione del virus sul territorio nazionale. E ove si sia soggiornata anche una sola notte in una zona dove c'è stato anche un solo caso di West Nile, tutte le unità devono essere sottoposte a valutazione specifica con metodiche di biologia molecolare per mettere in evidenza l'eventuale presenza di questo virus. La regione ha alzato il livello di attenzione e anche le aziende sanitarie attivano procedure precauzionali. La necessità di avviare delle attività
di disinfestazione ordinaria con trattamenti larvicidi nei periodi indicati precedentemente, quindi quelli che vanno da marzo a novembre. Queste attività di disinfestazione poi dovrebbero diventare straordinarie o comunque intensificarsi e aggiungere anche a trattamenti larvicidi, anche a trattamenti adulticidi, quando appunto la densità degli insetti vettori risulta essere aumentata. La Regione Calabria ha inoltre predisposto un piano di risposta di monitoraggio per le arbovirosi, in particolare per West Nile virus, che prevedono appunto la necessità di una sorveglianza integrata, quindi sorveglianza dei casi umani, per cui periodicamente deve essere monitorato l'andamento per capire se vi sono, se vi è un aumento dei casi di patologia correlata a West Nile virus, e dall'altro lato la necessità di incrementare le sorveglianze nei gli uccelli, per esempio nei volatili, e negli altri animali o mammiferi bersaglio del virus, e chiaramente sorveglianza entomologica degli insetti vettori. Gravissimi disordini sono registrati presso la casa circondariale di Reggio Calabria, il plesso di Arghillà, dove un gruppo di detenuti di origini georgiane ha rifiutato il rientro in cella nell'intenzione di aggredire un ristretto allocato in un'altra sezione detentiva con cui ieri ci sarebbe stato un diverbio. La tensione è stata altissima, sono stati richiamati appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, liberi dal servizio, mentre ulteriori rinforzi hanno raggiunto la casa circondariale da altri istituti penitenziari della regione. A renderlo noto Gennarino De Fazio, segretario generale della UILPA Polizia Penitenziaria. E dopo la città unica, Cosenza rende Castrolibero, anche nella Sibaritide si risveglia l'ambizione di creare un progetto unico. Alcuni amministratori hanno già espresso il loro parere favorevole, ma c'è il diktat di molte associazioni che operano sul territorio e che dopo la fusione fra Corigliano e Rossano non vedono di buon occhio questa grande aspirazione. Adesso si spinge, sarà l'influenza che esercita il progetto dell'area urbana cosentina che si muove per diventare città unica, ma anche nella Sibaritide si risvegliano vecchi rumori che sembravano destinati all'oblio. Ebbene, è bastato un piccolo guizzo, o se volete la famosa pietra gettata nello stagno dal sindaco della terza città più popolosa della Calabria, per recuperare la vecchia ambizione, mettere insieme la grande area della Sibaritide per farne un'unica cosa. Uno ad uno gli esponenti politici, gli amministratori e qualche primo cittadino, il caso di Gianni Papasso da Cassano, muovono in questa direzione. Non c'è al momento nessun progetto reale, solo ambizione, che contrasta però con i desiderata di alcune associazioni che operano sull'asse Corigliano-Rossano, le quali non solo non si esprimono in favore di questo slancio in avanti, ma contestano addirittura la fusione fra le due città, evidenziando che a distanza di tempo l'amalgama tra le due realtà urbane auspicata non è stata ancora definitivamente realizzata. Adesso il sogno è diverso e sta maturando oltre il già fatto. Il tempo dirà se i presupposti ci sono, ci saranno oppure no. Di certo anche qui, come del resto a Cosenza, Rende e Castrolibero, il fronte si preannuncia molto caldo. E oggi Natuzza Evola avrebbe compiuto 100 anni, migliaia di fedeli apparavati per l'anniversario in cui la chiesa a cuore immacolato di Maria è stata elevata al rango di santuario. Sono migliaia i pellegrini che hanno deciso di non mancare per una giornata storica. Oggi Mamma Natuzza, così come viene chiamata dai fedeli, avrebbe compiuto 100 anni. Da oggi, quasi come un regalo, la grande chiesa richiesta dalla Vergine e costruita a Paravati per volontà di Natuzza Evola diventa più importante da tutto il mondo, nel piccolo centro del Vibonese, come accadde nel 2009, quando la mistica morì a 85 anni. Era il 2 novembre, la festa
di Ognissanti, così come aveva anticipato lei stessa qualche anno prima. Da allora il popolo di Natuzza è sempre tornato in questi luoghi, ha continuato a pregare sulla sua tomba. Lei che ha accolto migliaia di persone nella sua casa, lei analfabeta, capace però di parlare più lingue e arrivare al cuore e ai bisogni più intimi di uomini e donne, non è stata dimenticata. Già nel 2014 si è dato il via all'iter per la beatificazione di Natuzza, che il 7 aprile 2019 è stata proclamata serva di Dio. Nel giorno del suo compleanno, nata il 23 agosto 1924, la grande casa, come lei chiamava la chiesa, a cui ha dato anche il nome Cuore Immacolato di Maria, Rifugio delle Anime, e per la quale nel 2002 pose la prima pietra, sarà elevata al rango di santuario. Ora ci spostiamo invece ad Altomonte per la 37esima edizione del Festival Euro Mediterraneo, che dopo Ezio Greggio e Rocco Papaleo ha visto protagonista l'attore Gianmarco Tognazzi con un tributo dedicato ai Beatles. Ad Altomonte continuano gli eventi della 37esima edizione del Festival Euromediterraneo, che ha per tema la magia dell'abbraccio. Dopo il sold out di Ezio Greggio e Rocco Papaleo, a calcare il palco del Teatro Costantino Belluscio è stato Gianmarco Tognazzi con uno spettacolo intenso e raffinato dal titolo Paul McCartney e i Beatles, due leggende. Mi chiamo Paul, per la precisione James Paul McCartney. Battezzato con rito cattolico e cresciuto in un quartiere di case popolari di Liverpool. Il titolo dice tutto, Paul McCartney e i Beatles, due leggende, quindi si parte dalla riduzione dell'autobiografia di Paul McCartney per raccontare la sua vicenda con i Beatles e come ha vissuto lui tutta l'esperienza con i Beatles e accompagnati dalle musiche dei Beatles fatte in questo caso dal maestro Rocco De Bernardis col clarinetto e Antonio Laviero con il pianoforte. Ed è molto suggestivo sentire i Beatles in una chiave più, se vogliamo, sinfonica, anche perché uno riscopre che i Beatles avevano molte parti sinfoniche che facevano magari parte dello sfondo di quel rock che poi loro hanno portato avanti, ma è ben presente la parte, diciamo, quasi classica dei Beatles. Nei prossimi giorni altri due attori molto amati dal pubblico italiano saranno di scena al Teatro Costantino Belluscio. Sabato 24 agosto Rosalia Porcaro e lunedì 26 agosto Maria Bolignano. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, ad eccezione del concerto di Raff previsto per il 28 agosto. Vi invito tutti ad essere presenti il 28 agosto alle ore 21:30. Ancora abbiamo le prevendite sul sito Prima Fila e per gli altomontesi abbiamo il biglietto ridotto a 10 euro. Adesso invece ci spostiamo a Montalto Ufugo, dove è stata presentata la 22esima edizione del Festival Internazionale Ruggero Leoncavallo. Tanti eventi per la kermesse in programma dal 26 agosto al 1 di settembre, con una novità assoluta. La suggestione del chiostro di San Domenico nel centro storico di Montalto Ufugo fa da collante alle emozioni per la presentazione della 22esima edizione del Festival Internazionale Ruggero Leoncavallo. Ricco il cartellone degli eventi, si spazia dalla lirica alla cultura, dagli spettacoli alla figura dello storico compositore che trascorse la giovinezza a Montalto Ufugo ed animeranno la cittadina dell'Interland cosentino dal 26 agosto al 1 settembre. Durante la conferenza stampa sono stati illustrati i perni di questa kermesse che richiama ad ogni edizione amanti ed estimatori della musica lirica, ma non solo. Un festival che, come è stato rimarcato ieri nella presentazione, rappresenta per i montaltesi un'identità territoriale su cui incidere e convogliare gli sforzi per far conoscere meglio Montalto Ufugo. La 22esima edizione, con la direzione artistica di Antonio De Luca, segna una novità. L'evento, per la prima volta in assoluto, sarà infatti itinerante, con tappe che coinvolgeranno l'intero territorio e non solo il centro storico.
E invece adesso ci spostiamo sul Tirreno cosentino perché il 20° compleanno della Fondazione Lilli Funaro si festeggia al Teatro dei Ruderi di Cirella con il concerto di Daide Petrella in arte tropico. Paroliere e cantautore di grande caratura, si è esibito con la sua band, coinvolgendo il pubblico. L'intero incasso, lo ricordiamo, sarà devoluto alle iniziative di ricerca contro i tumori. Nel cielo, nella strada, nei soldi, nella droga, nel persona, nella musica urbana. Un'atmosfera da music club, essenziale ma ed effetto con la semplice scritta tropico. Così si presenta il palco allestito per il concerto di ieri sera al Teatro dei Ruderi di Cirella di Daide Petrella in arte tropico. Al cantautore partenopeo, firma di canzoni raffinate e hit della musica italiana, la Fondazione Lilli Funaro ha passato un testimone importante, la celebrazione dei primi 20 anni della sua istituzione. Una festa tra abbracci e note cantate a squarciagola dal pubblico sotto il palco. Un live carico di energie e di emozioni, con musicisti di spessore che hanno accompagnato Petrella nei brani da lui scritti per importanti cantanti italiani, da Elisa, Alma Megretta, Madame, Cremonini, solo per citarne alcune, e altre canzoni che dal 2018 hanno aperto la strada a un nuovo viaggio di tropico che sogna di riempire gli stadi con un suo personale repertorio. Una serata emozionante, quella che noi dedichiamo principalmente al ricordo di Lilli. Quindi quell'abbraccio collettivo con gli amici che hanno sempre amato Lilli e che continuano ad amarla è sempre qualcosa che a noi, insomma, lascia un segno nei nostri cuori. Le finalità sono le stesse che la Fondazione sta perseguendo da 20 anni. Sostenere in maniera concreta la ricerca sul cancro, e quindi anche l'occasione, la serata di ieri sera è stata un appuntamento importante, un'occasione utile per poter continuare su questo percorso. Nell'ultimo anno sono stati finanziati altri 4 nuovi progetti di ricerca che ci hanno permesso di superare la cifra di 270.000 euro in progetti di ricerca specifici in questi primi 20 anni di attività. Per la prima volta invece il Vinitaly lascia Verona, ad un'edizione speciale del Vinitaly and the City che si svolgerà in Calabria. L'appuntamento è previsto per venerdì 30 agosto fino a domenica 1 settembre. Il momento, che può essere considerato storico per il settore enologico calabrese, sta arrivando. Per la prima volta Vinitaly lascia Verona ed un'edizione speciale di Vinitaly and the City si svolge in Calabria. Da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre nel Parco Archeologico di Sibari, spazio ai vini calabresi ma anche a quelli provenienti da tutta Italia e dall'estero. Lavoro in corso quindi per una manifestazione di caratura internazionale. Si svolgerà qui dal 30 agosto al 1 settembre il Vinitaly and the City per la prima volta al di fuori da Verona e dai confini del Veneto. Si svolgerà in Calabria, si svolgerà laddove tutto è cominciato, presso questo meraviglioso parco archeologico dove ci sono le antiche rovine della Sibari leggendaria, la Sibari del lusso, la Sibari del buon vivere, laddove probabilmente gli antichi sibariti circa 3.000 anni fa consumavano il vino che veniva prodotto sulle colline della terra di Enotria che riuscivano a trasportare attraverso enodotti. E laddove tutto è cominciato, noi vogliamo ricominciare la storia di una viticoltura calabrese che in questi anni è cresciuta tantissimo in termini di qualità. L'idea è quella di capovolgere il paradigma di una regione spesso considerata ultima, ma che in realtà ora non è più tale nel settore enogastronomico. Una Calabria che deve essere protagonista, una Calabria che deve presentarsi con l'abito migliore, una Calabria che può e deve dimostrare come anche queste manifestazioni siano alla portata della Calabria dei calabresi. In tanti stanno lavorando durante questo caldo mese di agosto per fare in modo che la manifestazione si svolga al meglio. Sono convinto che tutto andrà bene, ma sono soprattutto convinto che la Calabria, ancora una volta, sarà terra straordinaria di grande attrattività e di grande curiosità. Parliamo invece adesso di motori perché entra nella fase clou proprio il weekend di gare dell'Automobile Club Cosenza che da oggi fino al 25 agosto si terrà il trofeo Domenico Scola, il 10° round di campionato italiano velocità montagna e il 5° del tricolore le bicilindriche, tutto incluso nella Coppa Sila. Oh.
Parte oggi un lungo weekend di motori con la Coppa Sila organizzata dall'Automobile Club Cosenza, che fino a domenica colorerà il tracciato nella provincia Abruzia. Oggi le operazioni preliminari, sabato le ricognizioni e domenica la gara in salita. La competizione compie 100 anni, un appuntamento storico che quindi quest'anno assume un significato ancora più importante. Un intenso programma di iniziative per celebrare i primi 100 anni di vita di una corsa leggendaria e rappresentativa per l'intera Calabria. La Coppa Sila non è più solo una gara automobilistica, ma nel corso del tempo è diventato un vero evento per noi calabresi e per i cosentini in particolare. Un momento di festa, di giubilo, di unione fra le comunità. E noi abbiamo previsto una serie di appuntamenti che possono adeguatamente permetterci di festeggiare questo evento. Sono 106 piloti professionisti che si sfideranno lungo un percorso complesso e tortuoso. 106 piloti alla partenza, ma a parte il numero importante, è la qualità dei piloti che fa la differenza. La Sila ha delle caratteristiche uniche nel suo genere, quindi grande difficoltà, un percorso tecnico molto guidato, con pochi rettilini, quindi poche velocità, che effettivamente mette a dura prova il pilota e le auto. Un appuntamento importante che avrà ricadute per l'intero territorio cosentino, con piloti e scuderie in arrivo da tutta Italia. Basti pensare che solo gli addetti ai lavori che parteciperanno a questo evento per la sicurezza dei piloti e del pubblico sono circa 300, quindi un migliaio di persone in tutto che affolleranno le nostre meravigliose foreste, i nostri boschi della Sila, e che producono economia, quindi per gli albergatori, i ristoratori e tutto il territorio. Per cui non solo un evento sportivo, ma un evento turistico che porta le nostre bellezze fuori dai confini regionali. Parliamo di sport e di calcio in particolare, perché Cosenza e Catanzaro si preparano alla seconda giornata del campionato cadetto. La partitella contro l'Alto Monte è servita ad Alvini per valutare le condizioni di alcuni giocatori. Caserta invece potrà contare anche su Cassandro. La partitella contro l'Alto Monte è stata la classica sgambata di metà settimana per il Cosenza, che si appresta a sfidare il Mantova nella prima trasferta stagionale. Un test che ha visto i rossoblù andare a segno 7 volte, con la doppietta di Camporese, il gol del nuovo arrivato Sancò e poi le reti di Venturi, Dorazio, Curfalidis e Florenzi. Indicazioni utili per mister Alvini, che dopo le scelte praticamente obbligate alla prima di campionato, potrebbe pian piano avere la possibilità di sceglierne i diversi reparti. Ad iniziare dalla difesa, il rientro di Camporese, in attesa di un Venturi al meglio, impone già una prima scelta. Fra Ristov, Caporale e Dallemura ci sono due posti disponibili. Vedremo su chi cadrà la scelta. In mezzo al campo potrebbe essere Curfalidis, l'uomo nuovo, ovviamente dal primo minuto. Il ballottaggio sarà con Charles. In attacco non dovrebbe cambiare nulla, con Kwan che agirà dietro Fumagalli e Mazzocchi, mentre Sancò partirà certamente alla panchina. Per qualche ora quindi si pensa solo al campo e meno ad un mercato che nella prossima settimana vivrà una fase fondamentale. In casa Catanzaro, nel match casalingo contro la Juve Stabia, Caserta potrà contare su due nuovi innesti, ovvero Demba Sek e Tommaso Cassandro. I tifosi, la spinta che danno in casa, e ne è stata la certificazione domenica contro il Sassuolo, che ho visto dalla TV, uno stadio gremito che cercava di supportare i propri giocatori, e penso che questo un giocatore lo viva in maniera positiva, e penso che dia anche un aiuto in più a raggiungere i propri obiettivi. Quindi io spero davvero di essere accolto fin da subito dai compagni e dai tifosi, cercherò di dare il massimo e poi cercheremo di toglierci delle soddisfazioni assieme. Weekend all'insegna del caldo, vediamo qual è il tempo previsto nelle prossime ore in Calabria a cura del Meteo Unical. È tornato il caldo, con un tempo stabile e temperature poco più alte rispetto alla media. I cieli saranno principalmente sereni, con qualche possibile annuvolamento sul versante tirrenico e sui rilievi, dove in particolare nella giornata di sabato potrebbe esserci qualche breve piovasco. La figura 2 invece ci mostra che le temperature massime saranno attorno a 35 gradi, in lieve salita fino a sabato ed in generale discesa domenica su quasi tutta la regione, eccetto nel Crotonese. Le temperature minime invece saranno attorno a 15 gradi sui rilievi e sopra i 20 altrove, pressoché costanti durante tutto il weekend. I venti provenienti dai quadranti settentrionali sono deboli o al più moderati. Dopo le piogge degli ultimi
ultimi giorni anche l'indice di pericolosità di innesco e diffusione degli incendi si è abbassato ed è in rialzo fino a domenica. Per la prossima settimana abbiamo un'altra buona notizia per chi non ama il caldo, perché è prevista una nuova e breve perturbazione che porterà un lieve calo termico. Bene, è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.